è un nuovo video per la rubrica I consigli di Gloria. Per la rubrica I consigli di Gloria potete mandare ogni vostra richiesta all'email iconsigliodigloria@gmail.com. Ragazze, bentornate, bentornate. È un piacere poter registrare questo video per voi ed è oggi un giorno speciale perché è domenica mattina e per la prima volta ho trovato il tempo di girare un video di domenica mattina. Yeah! Ok. Ho ricevuto un'email da una ragazza che mi scrive: "Ciao Gloria, volevo farti i complimenti per il tuo canale. Sei davvero favolosa." E salentina come me, tra l'altro. Voglio salutare tutte le salentine che mi seguono. Fatevi sentire qua sotto con un bel bella mia. Ho iniziato a seguirti anche su Instagram e mi piacciono veramente tanto le tue foto. Sarebbe bello e magari utile se tu facessi un come modifico alle mie foto su Instagram. Grazie se lo farai. Ciao Francesca, certo lo faccio subito, anzi lo sto facendo ora, un video su come modifico le mie foto su Instagram. Mi è stato chiesto un bel po' di volte veramente su Direct come modificassi le mie foto, quindi penso che sia un video abbastanza utile per voi, anche per farvi scoprire magari qualche app di cui non siete a conoscenza. Io scatto la maggior parte delle mie foto con questa videocamera, macchinetta fotografica, che è la Sony Alpha 5100, vi lascio qui scritto il nome e il modello, ma utilizzo anche per scattare ovviamente il mio iPhone quando non posso portarmi in giro la macchinetta fotografica. Accanto a me vi metterò lo schermo, infatti mi sposto, vi metterò lo schermo su cui vi farò vedere come modifico una foto. Ho scattato una foto di riferimento che è questa qui. È il mio angolino che vedete dietro, che ve l'ho fatto ormai vedere 50.000 volte perché lo amo e lo adoro come sempre. Allora adesso andremo a modificare la foto, che è questa, quella iniziale, tenetela bene in mente, e l'andremo a modificare seguendo i miei temi, cioè come io ho reso il mio Instagram, quello che voglio comunicare con il mio Instagram. Allora, due sono principalmente le applicazioni che uso, anzi tre, una un po' di meno. Allora, le due principali sono Vasco e Snapseed. Allora, di solito inizio con il modificare le foto attraverso Snapseed. Snapseed è un'app di Google davvero ben fatta, con la quale possiamo andare a modificare praticamente qualsiasi tipo di luminosità, di ombra, eccetera, eccetera, però in maniera molto intelligente. Carichiamo la nostra foto, cliccando sulla matita qui sotto, e io uso di solito l'effetto selettivo, seleziono le zone sulla foto, ad esempio sul muro io voglio renderla più bianca, quindi aumento la luminosità, come vedete. Poi, per esempio, questa rosa la voglio rendere un pochino più rossa, quindi aumento sempre un pochino la luminosità. Poi vado a selezionare il contrasto e lo aumento, e la saturazione e l'aumento. Come vedete la rosa ora è diventata molto più rossa. Passiamo alle foglie. Le foglie le voglio rendere poco più scure e un pochino più saturate. Ecco. Poi i fiori bianchi, lo sto modificando per la prima volta con voi. Voglio rendere un pochino più bianchi, quindi aumento un pochino la saturazione, aumento anche un po' la struttura. Quindi, come vedete, ora questo era il prima e ora questo è il dopo. Passiamo all'altra rosa qui. Andiamo a saturare ancora un po' per renderla uguale all'altra. Ok, ora passiamo a questo quadretto. Qui sul vestito di questa signorina voglio andare a saturare di più in modo da rendere il colore ancora più vivo. E la cornice la voglio rendere più scura, quindi abbasso la luminosità. Ecco, come vedete, prima, dopo, come i colori sono subito diventati più vivi. Ora vado a modificare questo quadretto qui, aumentandone la struttura e il contrasto. Questo angolino qui. Ok. Questo angolino qui è un pochino troppo giallo, quindi ne abbasso la saturazione.
Siccome anche questo qui è un pochino troppo giallo per i miei gusti, e allo stesso modo ne abbasso la saturazione. Oh yes! Prima, dopo. Prima, dopo. Come vedete, quest'app è veramente molto versatile e oltre a questo effetto ne ha veramente tanti altri, che vi permette di modificare la foto veramente a fondo. Cioè, potete fare, a parte che ci sono tanti effetti e tante cose, quindi io ve la consiglio. Snapseed, utilizzatela perché vi cambia proprio il modo di modificare le foto, secondo me. Ok, ma continuiamo a modificare la nostra foto, magari evitando di spostarmi per lasciare sempre lo schermo. Questo è il primo passaggio che faccio di solito per le mie foto, quindi dopo essere passati da Snapseed passiamo a Basco, che è forse l'applicazione più conosciuta perché è quella che ha gli effetti più belli. Io ho comprato il pacchetto dell'effetto che volevo. L'effetto che di solito utilizzo nelle mie foto è lo 05. E questo è l'effetto che utilizzo di solito nelle mie foto. Magari adesso andando ad abbassarlo poco poco perché è molto ingombrante. E quindi, come vedete, rende la foto secondo me un po' elegante. Infatti questo effetto mi piace da morire. Vado a modificare poco poco la temperatura perché la vedo un po' fredda, aumentandola di pochissimo. Faccio varie prove per vedere come mi può piacere di più la foto. Una cosa che faccio spesso per rendere la foto piacevole da guardare è quella di aggiungere la grana. A tutte le mie foto la aggiungo. La grana è questa qui. Aggiungendo la grana, secondo me la foto riacquista definizione, però secondo me diventa più bella. È questo. Cioè, questo è il prima, questo è il dopo. Ok, questo quindi è quello che faccio con... Salviamo? Questo è quello che di solito faccio con le mie foto su Instagram. Un'altra applicazione che utilizzo per sfocare lo sfondo dietro quando l'iPhone o la macchinetta fotografica non è riuscito a farlo è utilizzare l'applicazione Studio, che ha un'interessante funzione di sfocatura. Quindi per esempio, prendendo sempre la nostra foto di prima, anche se qui non ci sarebbe niente da sfocare, utilizzando lo strumento sfocatura posso andare a sfocare quello che voglio e magari lasciare in primo piano, non lo so, in questo caso i fiori, anche se a me piace lasciare tutto in questo caso in primo piano, però potrei magari lasciare in primo piano i fiori in questo modo e rendere quindi la foto con un bellissimo effetto focus, zoom on me. Quindi, come vedete, per modificare le mie foto non faccio chissà che cosa, anzi io sono sempre una che cerca di sbrigarsi per fare queste cose perché, ahimè, il tempo mi manca. Quindi un consiglio che vi do è quello di scegliere il tema che volete ricreare all'interno della vostra galleria di Instagram. C'è chi utilizza un tema bianco e nero, chi lo utilizza con predominanza di colori chiari, predominanza di colori scuri, oppure con insomma, ognuno ha i propri gusti. Quindi spero di aver esaudito il vostro desiderio di vedere come modifico le mie foto su Instagram. Niente ragazzi, se avete qualsiasi altra richiesta non abbiate paura di scrivermi all'email, perché io sarò ben felice di realizzare dei video per voi. Vi mando un bacione grande 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 e ci vediamo nel prossimo video, e prestissimo spero. Ciao.